Subsol amici, benvenuti o bentornati nel mio canale, io sono Adai e oggi torniamo con Bailey Wheeler. Eccoci qua ragazzi, è mattina, lui è annoiato, però in realtà oggi sarebbe anche un gran giorno. Studia gli avversari. Perché i due oggi dovrebbero sposarsi. Tanto vorrei fargli fare anche questo evento, quindi vieni qui a guardare la prima della stagione televisiva, qui c'è il maledetto batuffolo di polvere, mannaggia a loro, quindi dopo passami la sprapolvere. E lui pensava di non fare nessun evento nuziale, nessuna festa, niente di tutto ciò, ma con Bailey ha deciso, dicendole che comunque... Non le interessano queste cose, lui vuole semplicemente sposarsi perché la ama, quindi trova inutile, tra virgolette, mettiamola così, fare grandi feste, spendere grandi, molti soldi per queste cose, quindi preferisce una cosa molto più intima. Bene, in tutto ciò ragazzi, è incinta, da 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 da, è al... nausea, mattosina, piccolina, guarda, vomita, allora almeno ti passa, per quanto sia fastidioso. Povera Bailey, non sta molto bene lei in realtà, quindi spera di uscire dalla perfezione, però non sta meglio in realtà, è ancora. Lavati i denti e poi fatti viziare un attimo, anzi oggi è andata a pranzo fuori. No, non li far bere nelle pozze. E pulisce anche questo, luce dalla perfezione. Lui oggi è annoiato, onestamente, non so perché, se è perché ha pulito così tanto, anche lui avrebbe fame, ma volevo un attimo aspettare. Però vieni qui ad occuparti degli animali. Chiama l'animale a mangiare Penny, poi noi ce ne andiamo. E non so bene, pensavo di farli sposare a Sulani. Potrebbero farsi un weekend là. Ok, te Bailey stai ripulendo, perfetto. Ok, allora, ci siamo. Lei ancora non l'avrebbe detta a lui, anche se in realtà, insomma, diventa abbastanza palese, no? Viene ad abbracciarlo affettuosamente e digli allora, sei pronta per andare a Sulani, per partire? Sarà un weekend meraviglioso e indimenticabile. Beh, sì, in realtà sì, dovrebbe essere indimenticabile. Dice sì, sarà ancora più indimenticabile... perché io sono incinta, glielo devi dire, quindi facciamo, se c'è, condividi la grande notizia. Eccola qua. Dice, beh, vedi... No, ora non ti lamentare del posto, devi dirgli che aspetti un bambino. Beh, preparati, io non so chi era. Non ero programmata, ma sono incinta. Ma dici sul serio? Oddio, sono un po' scioccato, ma vedrai che andrà tutto bene. Io sono stato anche promosso. Sì, giusto, hanno ricevuto entrambi una promozione. Lamentati per i calci del bambino, già. Cioè, te non hai idea, mi sta già calciando, lo sento, vabbè. L'hai scoperto tardi per sentire i calci del bambino. Sento solo delle bollicine quando si muove il mio piccolino. Allora, facciamo viaggia con Jens. I gatti li lascerà, gli animali li lascerà a Cecilia. E noi andiamo a Sulani per sposarci, tra l'altro. Cosa vuoi? Chiedo a Jens della sua giornata, baciare qualcuno. Ok ragazzi, siamo arrivati dove loro intendono sposarsi. Li vorremmo andare in un punto un po' romantico e potrebbe essere bellissimo questo punto qua. Quindi vai qui insieme. Cosa vuole lui? Estirpa le erbacce. Ora non pensare a estirpare le erbacce. Guadagna 100, va bene, questo te lo blocco. Dove sei te? Forza Bailey, vai. Ok, lei arriva non molto... Ma cosa mangi? Anche lei ha fame, sì, lo so che avete fame. Stringi e fuggi immediatamente con Bailey. Ehi, è arrivato il momento, io non ci credo. Stiamo per sposarci. Sì, in realtà lui è forse più commosso perché arrivano i soldi, in realtà, però va bene, lei non lo sa. E fingiamo che sia per altro. Ok, andiamo oltre. Vediamo queste promesse nuziali. Godiamocele.
Stiamo iniziando a celebrare il matrimonio? Mucci Pici? Ok, dai, sposiamoci. Sì, Teo inizia ad avere un bel pancione, ma vi sposate o no? Fuggi immediatamente con Bailey, dai, per piacere. Non ci stiamo 3 ore e mezzo. Oh, grazie. Una fotina però gliela devo fare comunque, lei si sta sposando. Non... È un momento importante per la vita di ogni sim. Te, per favore, cavati, anche se avessi anche un maglione a solani. Lei sta male per la gravidanza, poverina, però. E per ricordare questo momento farei anche scatto una foto con Jens Clifford quando hanno fatto. Oh, che cerimonia splendida! Jens sta scombinando le promesse con Bailey. Vediamo quanti soldi guadagniamo da tutto ciò. Sono andata veloce, scusate. Il loro primissimo bacio, no, non è il primo bacio, tesoro. Hai sbagliato. Assolutamente. È molto a disagio, ha fame. E cos'è questo burp per la nausea? Perché la nausea? Ok, una bella foto, basta. Spero che ne sia venuta bene almeno una. Direi che è arrivato il momento però di mangiare. Quindi, bar. C'è un ristorante da queste parti? Ordina del cibo, vediamo. Piatto portata di carne, vabbè, lei incinta in teoria non potrebbe mangiare il prosciutto crudo, ma facciamo finta che in The Sims non esiste questa regola. Ok, grazie, bene. Ma i soldi che avremmo dovuto guadagnare? Ok, va bene, nel frattempo flirta. Sì, lusinghiero. Complimento sincero. Anche tu fai un po' di... Manda un bacio. Ok, dai, mi sembra che annuncia il fidanzamento. Condividi la grande notizia, gliel'ha già condivisa. Ma... E adesso, ragazzi, divertiamoci e andiamo a farci un bel bagno. Dai, nuota qui insieme. Allora, stelle agents, sono stelle, ti va a dire no. Mi sono sposato, sono con mia moglie. Quindi no, spruzza. Oh, che bello! Ne sto invidiando tantissimo, devo dire la verità. Ripeti i voti a Bailey. Sì, ripeti le voti. E comunque, beh, lui è innamorato di lei, quindi insomma. Si è sposato perché è spinto da questa eredità che al momento non sta nemmeno arrivando. Però. L'amore c'è. Ma che belli, adoro il bacionacqua, è fantastico. Ok, direi che possiamo rimandarli anche. La giornata è finita, loro potrebbero tornare a casa. Magari avevano fatto solo la giornata, visto che quell'otto sta da un po' di problemi. Direi di tornare a casa direttamente. Arrivata a casa, la nostra Billy ha subito bisogno di andare in bagno. E lui potrebbe venire su. Non so chi ha mangiato e chi non ha mangiato, facciamo così. Però lui potrebbe venire qua a guardare, a studiare gli avversari ora. Perché insomma, un attimino occupiamoci anche del lavoro. Lei ha fame, quindi prende degli avanzi. E poi te ne vai giù a guardare la prima. Che almeno fai anche te insomma, la tua festività. Tu studi l'avversario da qui, tanto non importa che stai in quello grande. Dai, ci siamo. Buone vacanze, Jens. Ok, grazie. Questa eredità non mi sembra se... Oddio, abbiamo 8.000 simoleon. Prima non ne avevamo. Sapete, non ricordo quante ne avevamo prima. Comunque, dai, guardati questa prima. Non studiare l'avversario quando qualcuno ha fatto, se per cortesia. Chi l'ha tolto i panni? Non ne ho idea, vabbè. Quando hai fatto pulisci la lettiera, vediamo quando può bastare. Mi hai fatto il 25%, quindi c'è ancora un po', vai, guarda. Fai te allora, Bailey, te l'hai vista, no?
Cioè, che ti ho detto di fare io? Lola completata, sì. Dai, valla a fare che almeno. Aspetta, Cecilia, non te ne andare già che ti sei intrufolata in casa. Facciamo così, azioni, aggiungi al gruppo, così facciamo seriti insieme. E magari impara a conoscere, fai anche a lei. Condividi la grande notizia, dille che sei incinta come se non si notasse, visto che è il panciotto. E descrivi il primo bacio, condividi lo spirito della prima stagione, di stagione. Scherza sul suo possibile stupido nome per il bambino. Sì, mi piace, è simpatico. Adesso possiamo tirarlo un po' giù. Non ci interessa ripiglio un ingaggio, però per domani, perché tesoro. Vecchio cliente, ristrutturazione di una stanza. Vabbè, dai, torniamo da lui. Parla della gravidanza. Sì, vabbè, lei ovviamente ora è eccitata anche all'idea. Parla anche del matrimonio, se si è appena sposata, quindi. Tu hai fatto. 75% manca poco, prenditi anche degli avanzi e mangia pure tu, poi vai a dormire. Alla fine della fiera sta meglio lei di lui, racconta una storia coinvolgente, spettegola. Io sto puntando lui che abbia finito, dai, su, ho completato finalmente. Sì, lo so, sei stanco, ma è stata una giornata bella piena. Riempi e chiama l'animale Cinnamon. Ok, lei mattina si è svegliata, ha pulito un po' in giro, ora si è messa a fare colazione. Buongiorno, Jens. Rallegra, buongiorno, amore mio. Discuti del dettaglio della prima di stagione, ma sì. Mangia anche tu, prendi una porzione. Anche se non muori di fame, però insomma, vabbè. Ah no, ma te l'ho già detto di prendere la porzione, quindi lascia stare. Tu che stai facendo, Bailey? Perché ti sei alzata? Parla della gravidanza, digli, sai, ora ha iniziato il... che trimestre sei? Oh, il secondo trimestre, tra poco sarò nel terzo. Se, sono così emozionata. C'è qualcosa per mandarla. Chi è che si sta ammazzando? Perché ce l'avete? Non posso neanche fermare la lotta. Va bene, non si sa chi ha iniziato ad attaccare briga. Va bene, fa niente. Tu riponi questo. Vai in bagno e fatti una doccia. Anzi, lo fai tu. Devi ripormelo. Chiacchiera con Bailey. Bailey chiacchiera con Bailey. Va bene. Lasciamo stare. Facciamo finta che sia tutto normale. Pulisci la lettiera, anche se dovrebbe farlo lui. Tanto qui mangiano in autonomia, non hanno bisogno. Ok, perfetto. Te tesoro potresti andare a fare jogging adesso. E perché no? Lei potrebbe oggi vedere un po' la sua visita ginecologica. È arrivata, vai a fare la visita ginecologica. Vai con Jens. Aspettiamo che ritorni. Non sono veramente molto curiosa di scoprire se aspetta una bambina o un bambino. Oh, è andata via subito, quindi non mi fa neanche vedere l'inventario, molto male. Lavora sodo, Jens, tu nel frattempo a questo punto potresti... non lo so, non so se inizia un raduno. Abbiamo un po' di soldini per migliorare la casa. Non so se finire sistema il salotto, anche se in realtà dovrei occuparmi della cameretta. Direi che devo assolutamente occuparmi della cameretta perché a breve nascerà il bambino. Però lo potrei fare tra poco, no? È freddo, non ti sdraiare. Fai dei lavoretti, va, vediamo di... Cerca lavoretti. Oh, notizia interessante, a causa dell'ecografia è emozionante scoprire il sesso e il numero della prossima progenie. Ora si può iniziare l'allestimento e la decorazione della cameretta. Sì, peccato che ancora non sappia se è maschio o femmina. È questo piccolo dettaglio. Ah, vediamo. Quattro manualità. Lui non so cosa. Videogioco lui non ce l'ha sicuramente. Vabbè, proviamo a fare questo. Spero di non dover fare attivamente niente, ma che vada e basta. Ce l'abbiamo a livello 4 di manualità. Wow, no, non ce l'abbiamo. Non ha niente di manualità. Questo sim è molto molto male. Come gliela faccio aumentare così rapidamente?
non lo so, non ha manualità e niente, quindi l'ho fatto scegliere il lavoretto sbagliato, sarà un disastro, cioè sicuramente. Guarda, la nella tinozza allora, a questo punto aiuta Bailey. Rapporto sui diritti d'autore, 1273 Simoleon, molto bene. Il procione si crede un gatto, enigmi deliziosi, eroi dei SimCity, ritratti e storie. Storie incredibili per adulti incredibili. Come mi vuoi quando i Sim erano liberi. Tu vai a lavorare però una certa, giusto? Sì, tra 4 ore. Oh, sono tornati. Puoi cambiarti d'abito, ne hai 3 miliardi, cioè veramente ne hai 3 miliardi. Mettine uno che sia diverso, dai, metti, che ne so, questo. Che sei molto carina così. Prendiamo lui e per favore, dalle un bacio sulla guancia per salutarla. Poi, amichevole, volevo farle toccare il pancione, insomma, un pochino, no? Conversazione profonda, chiedi di sentire il neonato. Tieni la mano. Già, vediamo ragazzi che cos'è. Eccola qui, ecografia. Risultati dell'esame ecografico. Il paziente sopramenzionato aspetta un bambino. Sarà molto probabilmente una femmina. Che bello. Allora, mettiamola qua nella cameretta. Questa pure, mettiamo le foto che aveva scattato con lui. Aggiungi una cornice. Facciamo di legno chiaro. Questo è il giorno del matrimonio, ce n'era anche un'altra, eccola qua. Aggiungiamo anche questa, la mettiamo qui, legno chiaro. Ma così è più carina, perfetto. Così iniziano ad esserci anche delle foto. Loro sono qui che stanno parlando, ah, che... senti come scalcia, non riesco a sentirlo, visto la nostra bambina è molto vivace. Accarezza la guancia. Complimento super romantico e magari bacia. Poi, già, vendi a un collezionista questa roba che a me non me ne frega. Avevo fatto chiedere a lei un autografo dalla, come si dice, da, insomma, da una celebrità, ma io lo vendo, non me ne frega una mazza. Questi li vendiamo. Vendiamo tutto, che tutto fa ciccia. Penso che li abbia presi al Festival delle Spezie, vende anche questa roba. Questo lo mettiamo nella cameretta della piccolina poi. Allora, che farò a brevissimo perché altrimenti lei mi nasce, non ha un posto dove dormire. Hai fame, hai fame. Tu però sei un disastro con la cucina, quindi farei cucinare lui. Anzi, guarda, fa così, prendi gli avanzi, visto che li avete ancora, tu usa il bagno. Fammi provare a reimpostare lei, no, niente, continua a darmi quella cosa. Prendi gli avanzi. E tu hai sonno, però vorrei che ti studiassi l'avversario prima. Studia gli avversari, perché sicuramente è una cosa da fare, infatti. Te che ti chiama? Ho appena finito di guardare una puntata di Asso dello Spazio, è davvero formidabile, il tuo lavoro è quello che mi è piaciuto di più. Non ho capito che c'entra, ma va bene, fa niente. Tu hai sonno, vai a nanna. Lui è qui che invece sta studiando gli avversari. Io volevo prima di chiudere veder nascere la bambina. Quindi vediamo se domani sarà il grande giorno. A che punto siamo? Ancora non è nel terzo trimestre, quindi probabilmente mi sa che la vedremo nascere la prossima volta. E quindi a questo punto direi di concludere qui l'aggiornamento, sì, l'aggiornamento, l'episodio. È stato comunque un episodio ricco. Loro si sono sposati, giornata Sulani, la carriera sta andando alla grande. E fatemi sapere cosa ne pensate lasciandomi un commento. Se il video vi è piaciuto, like, pollice su. E vi invito a iscrivervi al canale se non l'avete ancora fatto e cliccare sulla campanellina per non perdervi nessun video nuovo. Vi mando un grosso bacio e ci vediamo alla prossima. Dag dag!